Leggi, cosa c'è scritto? GoPro Osmo Insta 360 Federico, non mi mettere nel video perché mi incazzo. Te lo giuro, te la cancello così. No, mi serve la bacchetta questa magica. Testa e ginocchio. Va bene, cazzo me le fa. Anche perché così evito di far vedere le tappine. Dai, mi fai lavorare, vattene, che devo lavorare, che i miei followers vogliono sapere queste cose. Facciamo i seri, perché se si continua così sto video dura 40 ore. Allora, siccome ultimamente sto utilizzando queste tre cam, ovvero GoPro 11, la nuova DJI Osmo Action 3 e la Insta 360 X3. Cosa sto facendo? Siccome ho la memoria di un pesciolino rosso, mi sono scritto un paio di cose in modo tale da sia semplificarmi il lavoro e anche per farvi capire un po' meglio di cosa stiamo parlando. Allora, le metterò a confronto e niente, trarremo delle conclusioni un po' alla marrettiana. Allora, partiamo dai materiali. Non ho scritto nulla perché non sapevo che cazzo dire. No, allora, sono, come dire, le top di gamma delle action cam, quindi sicuramente materiali di altissimo livello. Soltanto questa mi è caduta un paio di volte e sì, si sono rotte le lenti, anche perché di queste due rispetto alla Insta ne ho un utilizzo diverso, perché la GoPro e la Osmo le utilizzo fondamentalmente attaccate al casco, quindi è difficile che succeda qualcosa a meno che non vada a buttare giù le gengive, mentre la Insta 360 X3 è quella che utilizzo col bastone, l'attacco, mi dimentico di stringere la vite, prendo un arbusto, cado fuori strada, ecco, è quello che prende più botte. Comunque, qualità materiali ottima, ecco, mettiamola così perché altrimenti l'unica cosa da dire sul discorso lenti: sia la GoPro che la Osmo hanno la possibilità di cambiare la protezione, come dire, la lente, mentre la Insta 360 X3 no, quindi se graffiate o rompete la lente ci sono circa 200-300 euro di danni. Quindi Insta 360 fa, come dire, delle protezioni lenti, ne fa di due tipi: un tipo adesivo che io non sono mai riuscito a mettere perché non combacia mai, quindi entra polvere e poi, insomma, oppure si appanna, insomma, non mi ricordo, comunque facciamo cagare. E poi c'era una protezione lenti che invece era tipo a involucro, però con la luce distorceva un po' l'immagine. Basta. Poi, qualità video. Allora, intanto vi dico le massime risoluzioni di possibilità di registrazione. Abbiamo 5.7K 60fps per la GoPro, 4K 100 fino a 100fps sulla Osmo e 5.7K sulla Insta 360 X3. È vero, sono, come dire, utilizzi diversi, ma la nuova X3 ha anche la possibilità di registrare in 4K 30fps con una sola lente. Ok, vi ho già detto tutto. Discorso qualità immagine, le ho provate e devo essere sincero, quella che mi sembra che restituisca delle immagini migliori sia come componente colori ma anche come nitidezza e gestione delle situazioni è la GoPro. Ok, la Osmo, guardandola, non so come, guardandola sull'iPad non mi aveva entusiasmato. Poi, quando ho rivisto l'ultimo video che avevo caricato con Toto, devo dire che mi era piaciuto tanto, quindi aggiudicato. Oltretutto c'è stato un ultimo, per questo ho messo la lavagna, perché mi dimentico le cose e poi non so fare niente, c'è stato un ultimo aggiornamento dove hanno abilitato
i 10 bit più informazioni, più colori, in post produzione, tutto, ma registra in D-Log, quindi dovete anche essere bravi a gestire il loot, insomma post produzione e tutto. Possibilità di registrare in HDR, ma se registrate in HDR dimenticatevi i 10 bit, parentesi. Insta360 è quella che, perché qua dice 5.7K, ma vi ricordo sempre che registra 5.7K le due lenti in totale, poi voi dovete scegliere il riquadro che vi interessa, e quindi se lo vedete su YouTube è quella che risulterà, come dire, meno definita. Mi sono dimenticato qualcosa? Sì, discorso filtri, perché ho messo questo? Perché sia sulla GoPro 11 che con la Osmo Action 3 possiamo montare dei filtri. Io li ho sempre snobbati, ma con Toto praticamente mi ha fatto vedere i risultati che si possono ottenere, sono incredibili. Hanno solo un contro, dovete impostare, ecco Federico, già ti stai agitando, dovete impostare, praticamente mettete per esempio un filtro ND da 16, se non sbaglio, o 32, già me lo sono dimenticato, dovete impostare l'otturatore al doppio dei vostri FPS. Quindi solitamente io registro, con la GoPro 11 registro a 5.7K a 30 FPS, quindi devo, mettendo un filtro ND da 16... Sentite, mi sono allenata. Ti sei allenata? Dai, metti duro. A 60 devo mettere l'otturatore, 1.60 credo, vabbè, poi Toto gestisce tutta cosa, o Boots, ho visto che aveva fatto pure un video. Detto questo, avete capito qualcosa sulla qualità video? Perché io già mi sono perso. Allora, bestie di Satana, mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Riguardo gli FPS, non fate come me che ne imposto 30 sulla GoPro, 60 sull'iPhone e 24 su un altro dispositivo, perché poi quando andate a montare, avere FPS diversi su ogni dispositivo vi crea un casino sulla timeline, e questo lo sta scoprendo il buon Luca Rappa, che mi sta aiutando a montare il video della Mongolia, dove ho frame rate diversi in base ai dispositivi, e sta impazzendo. Consiglio: avete 30, tenete 30 su tutti i dispositivi, altrimenti diventate scemi. Poi c'è un altro, non so come chiamare questa linea, io lo chiamo, vabbè, formato. Perché parlo formato? Perché ormai c'è, come dire, YouTube un formato, social tipo Instagram, almeno quelli che uso io, un altro formato. Quindi con la GoPro 11 possiamo ovviamente registrare 16 noni, 9 sedicesimi o addirittura in 8 settimi. 16 noni in YouTube, 9 sedicesimi Instagram, 8 settimi è una cosa che all'inizio avevo un po' sottovalutato, ma effettivamente è una manna dal cielo. Perché? Perché con 8 settimi, con questo formato, possiamo sia ottenere i video in 16 noni che in 9 sedicesimi senza perdere di qualità. Brava GoPro! La Osmo invece è che è stata quella più furba, e vi spiego il perché. Mentre Insta360, col fatto che registra appunto a 360 gradi, non me deve fottere un cazzo di come è gestite, perché poi in post produzione con l'applicazione Insta360 riuscirete voi a gestire sia, come dire, i video in orizzontali che in verticali. Ecco, semplifichiamo un po' le cose. Poi, discorso microfono, ai 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 amici miei, qui è dura, è dura. Allora, io ho sempre utilizzato la GoPro adesso 11 come, come dire, action cam per i motovlog, che a me fanno cagare. E come si fa? Bisogna acquistare o un, adesso c'è il Media Mod, o il vecchio adattatore microfono, e poi aggiungere un lavalier, un microfono lavalier. Attenzione, ci sono diversi modelli, io ho acquistato, se non sbaglio, il Rode Lavalier Go,
E in questo caso nella GoPro serve quello a due DIN, comunque due strisce nere sulla punta, quella jack, ricordatevelo. Adesso tutti mi chiedono: Federico, ma hai utilizzato il microfono sulla Osmo Action 3? No, però e il buon Antonio mi ha fatto presente che, essendo, come dire, l'ingresso USB-C, si possono utilizzare le cuffiette dei telefoni, questi qua Android, questi qua che ci sono adesso e che io non utilizzo. Allora, adesso c'è da capire come si sente col microfono in una situazione del genere. Devo vedere dov'è il microfono. È qua. Parla un po'. E oggettivamente funziona bene. Abbiamo la possibilità, tramite le impostazioni Pro, di aumentare il gain, altrimenti è necessario un adattatore che si acquista, insomma, sul sito DJI oppure su Amazon. Ci sono pure degli adattatori, ma poi lì il macello è trovare l'adattatore giusto in base anche al microfono. E lì, ragazzi, alzo le mani perché non l'ho mai provato. Idem per la X3, essendo una action cam che utilizzo per fare le riprese più fighe di questo mondo, ma non per dei vocali, sono, come si chiama, fegatelli. Bravo, ciao Luca, meno male che mi insegni a fare queste cose. Sì, sono dei fegatelli, praticamente tu parli e metti degli spezzoni registrati con Vista 360 che almeno distraggono e ti fanno capire un po' dove si è. E qua passiamo al discorso supporto, cosa intendo per supporto, come si attaccano ste robe. E allora, GoPro supporto scritto merda, sì, perché? Perché ancora il vecchio supporto ha vite, dove hai fanculo. Tu il bagaglino che devi infilare lì e attaccare. Oltre a essere scomodissimo, se utilizzo il media mod per cambiare batteria o per togliere l'SD, devo svitare completamente, chiudere le linguette, mettere, aprire, fare, merda. Invece questi bastardoni di DJI hanno fatto la cosa più figa, perché nel case c'è praticamente hanno inventato questo attacco magnetico. Attacco magnetico vuol dire che c'è la base, c'è lo stesso attacco GoPro, però da quell'attacco GoPro metti questa basetta e puoi scegliere se, come dire, incastrare la Osmo 3 in orizzontale o in verticale, in base al tipo di utilizzo che ne vuoi fare poi del video che ti serve, se per YouTube o per Instagram, per fare un po' l'Instagrammer. E devo dire che funziona bene. E all'inizio ero un po' spaventato perché pensavo fosse, come dire, solo calamita, invece no, ci sono pure dei ganci. Furbi. Invece Vista 360 ha la classica vite, non so come si chiama, un quarto credo, un terzo, mi ricordo, praticamente mi metti lì a vite. E sulla Vista 360 a me non interessa tanto, perché poi, come sapete, se l'avete utilizzato, andate a recuperare un paio di video, è quella più comoda perché un po' come la minchia la mettete, registra e non vi dovete preoccupare dell'orizzonte, di su, di giù, insomma, queste cose. Allora, ho messo questo menu, ma non so neanche perché l'ho messo, insomma, è più che altro il funzionamento, insomma, iconcine, cliccate, avete la possibilità di scegliere il formato, anche se super view, se standard e tutto, quindi bene o male funzionano sulla GoPro e sulla Osmo allo stesso modo. E sulla Insta 360, adesso che hanno, come dire, messo questo maxi schermo, è sì figo perché potete comandare queste, accedere al menu e smanettare dal menu più facilmente, ma il problema è che comunque diventa abbastanza delicato, quindi occhio. Poi ho messo la velocità di accensione. Insomma, queste cose l'ho messo proprio alla cazzo di cane, però vabbè. Perché vi ho detto velocità di accensione? Perché ovviamente action cam dovete riprendere, mettete caso, una cosa che vi capita al momento, oddio, devo accendere, pam! Ecco, insommina. Sulla GoPro ho cronometrato, ovviamente tutte hanno
la funzione di quick shot, nel senso cliccate il pulsante di registrazione e si accendono, dovete prima accendere e poi cliccare sul pulsante di registrazione. La GoPro 11 per accendersi ci mette 5 secondi e 12. La Osmo Action 3 ce ne mette 1 e 21. L'unica cosa della Osmo Action 3 è che per cliccare sui due pulsanti che ci sono, che sono quello di registrazione e quello di accensione, sono veramente duri, non so, a questi qua piacciono le cose dure e con i guanti si fa veramente fatica, tant'è vero che forse ho persino rotto il supporto del casco per fare sta roba. Insta360 X3 ce ne mette 9,82. Insomma, probabilmente a gestire le due cam e tutto, insomma, ci mette abbastanza di tempo. Però, visto che cosa serve scriversi le cose, sulla GoPro 11 c'è questa funzione, praticamente è come se la GoPro rimanesse in stand-by. Noi clicchiamo, abbiamo la possibilità di registrare, di iniziare la registrazione come se fosse 15 o 30 secondi prima. Una figata pazzesca, l'unica cosa che consuma tanto batteria. Quindi, prossimo step, batteria. Sono sincero, sono andato a controllare io le riviste specializzate quanto durasse la batteria, perché non è che mi metto lì un deficiente, allora un secondo, tre minuti, no. Ho controllato la batteria della GoPro, 70 minuti. 70 minuti si registra in 4K, ma secondo me non ci arriva, anche perché se inizia a registrare poi in 5.7K si abbassa ancora di più. Ovviamente dalla 11 o forse anche dalla 10 hanno messo le batterie enduro, perché con la 9 io le ho dovute comprare, perché con il freddo oppure con, non mi ricordo cosa, temperature, non registrava niente. Ecco, quella che risulta migliore dai test è la Osmo Action 3, ed effettivamente è l'unica con la quale ci ho fatto una giornata intensa di utilizzo, e questo è abbastanza veritiero. Poi vabbè, come tutte ha sono batterie enduro, extreme, tutte queste robe, quindi resistono anche ad alte temperature o basse temperature. Io controllo qua per capire se sì, sta ancora registrando, e la Insta360 mi dà 80 minuti. Veritiero, è anche vero che solitamente sia la GoPro che la Osmo le uso abbastanza, perché sono quelle più comode da utilizzare. Ovviamente, visto che l'attacco al casco, non compro i telecomandi, perché tanto ce li ho qua e sarebbe un'altra cosa da caricare. Insta 360, 80 minuti, è vero, dura tantissimo la batteria, e se registrate con la singola lente vi dimenticate pure di caricarla. Su Instagram mi avevi detto: Federico, utilizzo cose freezing, hai avuto problemi di freeze, sono bloccate, non funzionano o cose. Allora, con la GoPro 11 non è mai successo. Stranamente sono stato fortunato con la GoPro, che solitamente tutti hanno avuto problemi, si frizza, cose. Una cosa hanno in comune tutte queste: la velocità di scrittura delle SD. È vero, dovete prendere quelle che registrano in 4K, V30, V3, adesso non ricordo, me lo dovevo studiare prima, ma lo sono dimenticato. Assicuratevi che abbiate delle micro SD all'altezza delle prestazioni di queste cam, perché altrimenti se iniziate a registrare o si stacca la registrazione oppure vi dice velocità di scrittura bassa. Levati! Andiamo al discorso applicazioni. Allora, applicazioni, noi possiamo gestire tutte le cam in wifi col cellulare per controllare le registrazioni, per passare i file e tutto. Quello che fa più schifo è quella della GoPro, c'è ancora la GoPro Quick e mi ha dato sempre problemi, sia per collegare cellulare a cam, non me la trovavo, diceva che non era possibile accedere ai contenuti. Ho detto che l'hanno aggiornata, ma una merda.
Osmo Action 3, l'applicazione DJI Mimo, l'ho provata, funziona sia nella velocità di collegamento sia nel passaggio di file sul cellulare. E Insta360 X3, abbiamo sul cellulare l'applicazione Insta360, che ho scritto qua, non lo sono dimenticato, mentre su c'è anche l'applicazione su studio sul PC o Mac, che si chiama Insta360 Studio. Io utilizzo per lo più quella sul cellulare perché è più comoda. Qualche volta ho avuto, insomma, qualche problemino che era collegata e dopo un po' si disconnetteva, non so per quale arcano motivo. E una cosa che avevo detto nel video della X3: se esportiamo i file dall'applicazione li possiamo esportare massimo a 1080. Se utilizziamo l'applicazione Studio possiamo anche esportarli in 4K. Questo l'ho scoperto dopo 3 anni di utilizzo di Insta360. Bravo Federico! Vi anticipo una cosa. Ovviamente questi sono formati, come dire, standard a 180 gradi. Registrando a 360 io ho scritto avremo la camurria, cioè nel senso la rottura di palle di gestire i filmati a 360, perché la domanda inizia ho detto ma è vero che è difficile montare i video dei 360, gli X360? Non è che è difficile, è che se giustamente registriamo a 360 e siamo in moto con il bastone, quello che prende l'antenna di Radio Maria, se abbiamo la Insta qui e la moto qui, registrata a 360, oltre a riprendere noi, riprende pure gli alberi, vero Giustino? Sì, perché lui una volta ha registrato tutto sballato, e quindi dovremmo perdere tempo con l'applicazione a riprendere, come dire, a selezionare il nostro soggetto e fare in modo che riprenda sempre lo soggetto. Se abbiamo un video di 3 minuti dove ci interessa quella posizione, dobbiamo aspettare 3 minuti che si selezioni il soggetto e che vada avanti il video. Parole povere, ecco. Non lo so, io tasto di accensione, ho detto che ovviamente sono impermeabili tutti e 3, ognuno uno a 8 metri, uno a 16 metri, uno a 6.000 metri. Occhio soltanto che mi è successo con la X2, mi era successo, ma il meccanismo è lo stesso, di stare attenti alla chiusura del vano batteria, perché ci sono delle membrane e delle guarnizioni. Evidentemente una volta con l'X2 non l'avevo chiuso bene, sono andato sott'acqua, felicissimo di fare un video super figo, tipo Super Quark con i delfini. Quando sono uscito già era spenta e con l'acqua dentro le lenti. Bravo Federico! E detto questo, spero di avervi detto tutto, ho scritto tutto, penso di sì. Prezzi, allora, e qui la bilancia va così, perché la GoPro 11 di listino viene 5,49, su Amazon la troviamo a 4,79, sul sito GoPro è possibile acquistarla a 3,99, e se si fa, ed è compreso l'abbonamento a GoPro, non so se si chiama GoPro Plus, dove abbiamo insomma la possibilità di backup illimitati, ovvero quando per esempio torniamo a casa da un giro, colleghiamo la GoPro al wifi di casa, caricherà i nostri video su un cloud GoPro, e questa è una cosa interessante. Ovviamente qua la connessione fa cagare, immaginatevi in viaggio, quindi e avremo anche la possibilità del 50% di sconto sugli accessori originali acquistabili sul sito GoPro. Altrimenti questa, una volta finito l'anno, per rinnovare dovremo spendere 49 euro. Ma secondo me mi sto spiegando bene, non so, strano. Osmo Action 3, prezzo 3,59, sia se l'acquistiate sul sito DJI che su Amazon. Idem Insta360, sito 5,39, Amazon 5,39.
Detto questo, considerazioni finali del marrettone. Qualcuno mi ha detto: Fede, allora se dovessi utilizzare una action cam, ma quale prendereste? Allora, io le prenderei tutte, perché sapete che a me piacciono, sono un po' nerd su queste robe. E queste due, ok, fanno la stessa cosa. Insta360 fa quello che fanno queste, non al top, ma la possibilità di fare dei video 360 che, come ho scritto qua, dovete dar sfogo alla vostra immaginazione, come per esempio quando mi sono messo la Insta in bocca e mi sono messo a correre come i giganti di Attack on Titan. E quindi considerazioni, dipende sì dall'utilizzo. Ormai io per esempio ho sempre amato GoPro perché mi ha dato la possibilità di registrare con l'audio, con insomma sempre un po' di problemi, ma l'ho fatto. Non lo so ragazzi, questa parte non la sono preparata. Dipende dal vostro utilizzo. Per esempio, se fate poco YouTube e molto di più Instagram, col fatto che avrete il formato, come si dice, il supporto che si gira, vi verrebbe anche più comodo. Quindi non lo so, se avete possibilità le comprate entrambe. Io adesso sto smanettando un po' di più con l'Osmo Action 3 perché è un prodotto interessante, soprattutto per il prezzo. Cioè, come facilità di utilizzo, come impostazioni, come anche, mi sono dimenticato di dire, la stabilizzazione, sono ottime su entrambe, anzi magari troppo, perché con Rocksteady da una parte, Hypersmooth dall'altra, quando facciamo qualcosa di tosto con la moto non dà più l'impressione, cazzo, guarda, allora è difficile, perché sempre di viaggiare su una tavola. E Insta360 non ha questo problema, perché registrando a 360 sarà quello più stabilizzato. Ragazzi, che dire, se volete essere mani bucate, non ho conclusioni di questo video. Ognuno con la sua caratteristica. GoPro mi sembra che faccia ancora video migliori, e l'audio proveniente dal microfono, ok, ma di contro, rispetto per esempio alla Action 3, ha la batteria che dura di più. Cazzo vi devo dire, compratele tutte. Vieni, è pronto da mangiare. Quindi ragazzi, il video finisce qua. A te qual è che piace di più? GoPro Osmo Action 3 o Insta360? Insta360. Beh, a lei piace più perché ha la forma fallica. Ti dovevo venire a disturbare, mi sono assorbita 10 minuti di video. Andiamo, dai, che sono... Devo andare a mangiare, che Grazia ha preparato la cena. E se mi dovessi ricordare qualcos'altro, ve lo farò sapere. Se avete domande in particolare, scrivetele qui sui commenti. Dottor Marretto, ha finito? Può andare a mangiare? Ma hai capito cos'è questa? La bacchetta di sushi, ragazzi. E spero che sia stato d'aiuto questo video. So che faccio video di merda, vi vorrei fare vedere anche come ho messo la Sony, come ho utilizzato tipo tre piedi. Arrivederci e grazie. Come si chiude un video su YouTube? Baci stellari. Baci stellari dal marrettone qua da Maria Nazionale, la Valletta. Ciao! Pronto? Dai, corri. Andiamo? Caputtana. Interrogata, vieni, prego. No, io avevo... Allora, qualità video 5.7K, 60 fps, che vuol dire? Vieni! 5.7K, 60 fps, interrogata! Però voglio andare a Disney, voglio andare via. Cosa vuol dire? La qualità del video è di 5. Poi il formato 16 noni o 9 sedicesimi o 6 settimi? 8 allora, settimi. E aspetta, 16 noni com'è? Così. Poi io non voglio pervenire nel video, non so dove mi stai infilando nella credenza. No, non lo so, vabbè. Ah, vero, perché questo è il formato tipo.
Questi 16 nonni solitamente è tipo quello YouTube, cinema, cinema anche storia. Meno. Questo di Instagram. Con 8 settimi praticamente... È TikTok, no? No, tu con 8 settimi puoi sia utilizzare poi in post-produzione i 16 nonni che il 9 16 settimi senza perdere di qualità. Mi ha studiato, vero? Ma mi fai la professoressa, porca.